Se non mi porti, Facu. Facciamo un bel giro? Dai. La maglia dell'Entella è una maglia particolare. Ti ricorda un po' la tua patria, la tua Argentina per certi aspetti? Eh sì, dai, essendo bianco celeste, così a righe, è proprio simile. E mi fa ricordare sicuramente l'Argentina e poi anche la mia squadra che è il Racing di Avellaneda, quindi ci provo un grandissimo gusto e piacere a mettere questi colori. Ok, quindi mi dai già uno spunto, quindi tu non sei tifoso del Boca, nonostante tuo nonno sia stato una leggenda del Boca. Sì, sì, diciamo che il nonno è stato un emblema del Boca e tutti quanti si sorprendono come mai non sia tifoso del Boca, però dai, la famiglia di mio papà è appassionata del Racing e quindi un po' però lo simpatizza anche il Boca. Com'è nata la possibilità invece di venire in Italia? La possibilità è venuta perché mio padre aveva bisogno di un lavoro e quindi aveva delle conoscenze proprio a Lecce e tramite delle persone è riuscito a trovare lavoro qui e dopo diversi mesi ci siamo trasferiti insieme anche all'altra parte della mia famiglia, quindi mia mamma e i miei fratelli, e siamo venuti in Puglia e da qui abbiamo iniziato questo percorso, diciamo. Poi hai girato tanto, c'è un momento che ci fa capire che chiave un po' nel tuo destino non c'era, quando vinci lo scudetto primavera con il Torino, lo vince al comunale, tra l'altro i rigori, tu segni uno di quei rigori, no? Sì. Ci credi un po' nel destino in queste cose? Sì, 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 infatti ci avevo giocato 2 o 3 volte contro e poi giusto quando era al Torino abbiamo fatto le finali qui, abbiamo giocato alla Sciorba e poi abbiamo giocato a Chiavari, la finalissima contro la Lazio, quindi... E quando ho avuto la possibilità di venire all'Entella mi è venuto subito, no, quel ricordo in mente dei rigori, quindi un po' io credo in queste cose e quindi magari il destino ha voluto che io tornassi qui a Chiavari a giocare questa volta. Perché effettivamente tu poi dopo la primavera del Torino cominci a girare e a cambiare tante squadre. È stato quello forse il periodo più difficile da calciatore, cercare di affermarsi, trovare la piazza ideale dove esprimerti? Sì, certo, io dopo il Torino ero andato in Inghilterra, dovevo andare lì al Reading, in Championship, perché comunque a 18 anni avevo fatto l'esordio in Serie A, avevo fatto bene in primavera, bene al torneo di Viareggio, quindi avevo parecchie richieste e poi il Torino non mi ha voluto dare al Reading e mi ha mandato in Lega Pro e giustamente l'ultimo giorno di mercato sono andato in Lega Pro a Melfi, in una Lega Pro dove bisognava salvarsi. Da lì sono iniziate un po' le mie difficoltà, magari non ero pronto, magari ero rimasto talmente deluso da questa mancata esperienza in Inghilterra. Volevi andare in Inghilterra tu? Sì, sì, certo, sono andato lì, comunque penso che lo sappiamo tutti, no? Il calcio inglese a oggi è quello secondo me migliore al mondo e per me sarebbe stata un'esperienza bellissima, importantissima, che magari avrebbe cambiato la mia carriera, però dopo un anno di Lega Pro ho preso forza e niente, sono ripartito. Andiamo sull'Entella, proviamo a entrare un po' nel vostro spogliatoio. Cosa succede prima delle partite? Chi è che fa il discorso motivazionale? Chi è che parla più degli altri? Sicuramente nel nostro spogliatoio abbiamo gente esperta che ha fatto campionati importanti come Silvestre, come De Sena, come Paolucci. E quindi siamo, sono magari Dani, De Sena e Paolucci quelli che danno la carica alla squadra, ma ti devo dire che anche il mister è uno che carica la squadra prima, durante, dopo, e si vede lì che è stato, ecco, mi hanno raccontato, ecco, che nell'Entella è stato il capitano, certo. È stato uno molto di grinta, un giocatore comunque di spessore e lui magari prima della partita dalla panchina non si vede magari molto, ma nello spogliatoio è uno che tiene la squadra viva, la riscalda e l'accende prima delle partite. Tra l'altro tu sei di Mercedes come Silvestre, è sì, particolare questa storia qua. Eh sì, è piccolo il mondo. Silvestre sicuramente è uno dei personaggi famosi, no? Nella Mercedes, perché ha fatto Inter, Milan, eccetera. Certo. Quindi io conosco anche i suoi fratelli che abitano lì. Ho avuto modo di conoscerlo 2 anni fa in una partita a beneficenza che si è fatta lì a Mercedes durante la sosta invernale, però poi non avevo mai parlato e adesso sono sicuramente contento di condividere con lui questa esperienza nell'Entella, perché anche da lui sto imparando molto, la cultura del lavoro, l'essere il professionista al 100%, al curarsi tutti gli aspetti, e credo che lui, oltre le sue qualità,
la carriera che ha fatto è per meriti suoi e per meriti dei sacrifici. Musica, chi è che nello spogliatoio carica con la musica? Perché insomma si sente che la musica l'ascoltate spesso, sì. Anche prima degli allenamenti, dopo gli allenamenti. Chi è che gestisce la playlist? Ci sono tanti DJ nella squadra. C'è Morosini, che è uno che mette musica. Cosa ascolta Moro? Moro ascolta un po' di tutto, musica italiana, anche, sì. Che lui suona al piano. Ma ti piace la musica italiana? Sì, 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 ascolto volentieri. Cosa ascolti? Io ascolto un po' di Ultimo. Ah, grande! Ora ho fatto un nuovo CD e anche altri artisti. E poi anche Manu Cicconi, sì. Un altro che mette anche musica un po' più da ballare, sì, ecco. Sì. Un po' più spinta. Qual è stato il gol che ti ha emozionato di più della tua carriera, Fabio? Credo che sia stato nei quarti di finale playoff contro il Catania, quando giocavo nel Potenza, che abbiamo giocato il ritorno al Massimino. E c'erano più di 15.000 persone, quindi quella è stata una partita alla sera, e sembrava una partita di Serie A, e quindi ho fatto gol lì. È stato veramente bello perché è stato, insomma, lo stadio ammutolito per 10 secondi, e è stata una sensazione strana. Tu ci credi nella scaramanzia, e se sì, se hai qualche rito prima di qualche evento sportivo importante? Sì, un po' sì, prima ero molto più scaramantico. Nel senso che facevo le cose quando magari una domenica segnavo, ripetevo quasi tutto, diciamo, uguale. Invece adesso un po' di meno, perché acquisendo anche, non lo so, un po' più di personalità, un po' più di anche consapevolezza nei propri mezzi, non è che magari mangiare la pasta piuttosto che il riso, sì, ti fa fare gol o meno. Però magari entrare in campo col piede destro, allacciare prima la scarpa destra, questo lo continuo a fare, perché si dice sempre, no, da noi in Argentina bisogna iniziare col piede destro, no? Perché non so, credo che anche in Italia si dica, però queste sono le piccole cose che mi sono rimaste. Ma perché ce n'è tanta scaramanzia nel mondo del calcio? Sì, 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 moltissimo, moltissima. Se vuoi entrare un po' nel mood di Chiavari, credo che Paroni sia la persona più adatta a riguardo. Sì, no? Sì, Andrea è bravissimo, infatti non mi dimenticherò mai che io all'inizio del campionato ho giocato poco, poi la prima da titolare, che, o la seconda che ho giocato qui con la Lucchese, che ho fatto, sì, gol, sì. Lui la sera ha avuto il gesto di mandarmi un messaggio su WhatsApp dicendomi che era molto contento che io mi fossi sbloccato e di continuare così perché me lo meritavo. E quindi da quel momento in poi ho capito che è una persona, oltre a essere un emblema di questa società, perché tantissimi anni che è qua, e mi ha aiutato anche, mi ha fatto moltissimo piacere questo suo messaggio. Auto elettrica, come ti stai trovando? Molto bene, la verità. È la prima volta che la guidavi? Sì, sì, elettrica, sì, comodissima. Comoda? Bella, bella, molto bella, sì. Ti finisce l'allenamento, è una brutta giornata e vai a casa. Cosa sono le cose che ti piace fare? Sei più da serie TV, più da cucina? In cosa ti diletti? Sicuramente prima faccio il mate. Questo è un grande classico. La cosa fondamentale, soprattutto magari oggi che c'è il sole, però quando piove... Mate. Sì, sì, sì. Mi racconti un po' il tuo esordio in Serie A, che ricordi hai di quel giorno, che Torino, sì, era? Era nel 2015, era il Torino di Ventura, okay. E quell'anno che loro hanno fatto l'Europa League. Un gran bel Torino, quindi. Sì, 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 che c'erano i vari Glick, Bruno Perez, Quagliarella, Maxi Lopez, eccetera, Darmian. Tu entri proprio al posto di Darmian? Sì, 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 io ero con la primavera, avevo già fatto qualche amichevole quando c'erano le sorse nazionali, però mai, diciamo, in pianta fissa, sì, in prima squadra. Poi erano infortunati diversi attaccanti, c'era solo Quagliarella e Martinez, e quindi il venerdì, io dopo l'allenamento con la primavera, il team manager mi ha comunicato che dovevo andare in prima squadra, ma io non sapevo se in tribuna, in panchina, o non sapevo nulla. Quindi poi il venerdì sono andato in ritiro. Sabato mattina ho fatto la rifinitura con loro e sono andato in panchina. Poi dopo il primo tempo perdevamo 1-0, sì, e il mister mi ha mandato a riscaldare. Ma ci credevi? E all'inizio no, perché ho detto, sai, magari mi manda a riscaldare così perché magari, non lo so,
abbiamo, erano già entrati due giocatori, magari mancava un cambio. E dopo, a 10 minuti dalla fine, mi ha chiamato il secondo Sullo e niente, Ventura mi ha detto: guarda, fai le stesse cose che fai in primavera, stai vicino a Fabio, a Pagliarella e cerca di aiutare la squadra. E niente, subito dopo calcio d'angolo, gol di Glick, quindi ho fatto un urlo lì perché avevo le gambe dure come la pietra. Sei un po' sciolto. Sì, lì mi sono un po' sciolto. C'è una squadra, magari anche non delle più famose, ma comunque che gioca in Serie A, anche in giro per il mondo, direi oltre al Racing, nella quale ti piacerebbe, sogni di giocare da quando sei bambino, ti piacerebbe giocare? Allora, io ho sempre detto sempre questa cosa, che mi piacerebbe un giorno giocare nel Lecce, no? Ah. Perché ovviamente ho fatto tutta la scuola calcio a Lecce, un sacco di amici a Lecce, e quindi mi piacerebbe, ecco, giocare in Lecce. Poi se proprio uno vuole sognare in grande, è normale che magari giocare nel Boca, ecco, per un po' fare, ecco, pur non essendo tifoso del Boca, sì. Per fare contento il nonno magari da lassù, mi piacerebbe giocare nella Bombonera, perché credo che sia il massimo per chiunque. Tu hanno una statua anche, sì. Me la racconti questa storia? Lì praticamente la Bombonera c'è questo museo, ecco, che ti fanno il tour, tu vedi, sì, tutte le Libertadores, tutte, sì, le coppe, entri anche dentro il campo, in tribuna, eccetera. E poi c'è questa sala chiusa da una porta, che è un salone grande con scritto Leyendas de Boca, quindi le leggende del Boca, e all'interno trovi 10 statue che saranno, non so, 2-3 metri in marmo. Pazzesco. Con la targhetta, il piede, come le star di Hollywood, che c'è la stella, loro mettevano il piede. E c'è questa statua qua, fatta realistica, e c'è ovviamente Maradona, Riquelme, Martin Palermo, eccetera, e c'è anche il nonno. Che effetto ti fa? Perché insomma in mezzo veramente a delle leggende, sì, anche contemporanee, no? Che conoscono tutti anche in tutto il mondo. Niente, uno magari, io l'ho sempre visto come un nonno, certo, ovviamente come un parente, come il nonno per qualunque bambino. Però poi la gente, magari quando uno ancora qualche anno fa andava a mangiare fuori con lui, gli chiedeva gli autografi, gli chiedeva le foto, quindi uno non si rende conto delle dimensioni di quanto è stato grande, soprattutto perché l'ha fatto nel Boca. Quindi che consigli ti ha dato il nonno? No, il nonno da piccolo mi diceva sempre di divertirmi, di migliorare, mi ricordo sempre che mi diceva di migliorare il piede debole. Questa è una cosa che lui mi ha inculcato sempre, di migliorare il piede debole, che dice, io che sono difensore sapevo dove mandare l'attaccante, no? Sì. Se a destra o a sinistra, invece se tu calci bene con entrambi i piedi è più difficile per noi difensori, ecco. Ci pensi a doppia cifra, Facu? L'obiettivo di farlo per questo terzo anno consecutivo sarebbe una bella cosa, e credo che sia nei miei obiettivi, anche in quelli della società che ha investito su di me, quindi credo che sia l'obiettivo comune sia personale ma per la squadra. Io spero che portino punti, ecco, i miei gol. Perché senza essere troppo scaramantici, tu a fine anno sarai contento se? Sarei contento se raggiungiamo l'obiettivo di tornare dove credo che meriti l'Entella, per quello che rappresenta come società e tutti i lavori che fate con voi, che fa la società, e per essere in Lega Pro è una società modello, quindi speriamo che l'Entella torni nella categoria che negli ultimi anni stava facendo. Ti è capitato di parlare col press in questi mesi? Sì. Che rapporto hai con lui? Molto diretta, molto vera, e poi ho notato che lui ci tiene tanto all'Entella, tantissimo, rispetto a magari altri presidenti che non li vedi mai, o piuttosto che non ti danno mai confidenza. Il presidente viene a vedere le partite in casa, fuori casa, entra nello spogliatoio, nel bene e nel male è sempre positivo, quindi sicuramente io ho un bel rapporto, un rapporto normale di giocatore con presidente, di rispetto, di educazione sempre, perché il nostro presidente, ma sì, è una persona solare, una persona che ci tiene all'Entella moltissimo.
Ti ha mai detto qualcosa sull'Argentina? Perché lui è uno dei fautori di questo legame forte e storico che c'è tra Chiavari e l'Argentina. Sì, quando ci siamo presentati in ritiro, lui mi ha raccontato un po' di come mai è nata la maglietta bianco-celeste, di come è nato il legame fra Argentina e Chiavari, e che sono gli italiani, ecco, i genovesi, sì, italiani che sono tornati dall'Argentina, hanno creato questa maglia in onore, ecco, alla bandiera che abbiamo noi. Facu, grazie, che chiacchierata! Grazie a te, grazie, speriamo mille, che porti bene. Dai, alla grande!